Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi parliamo del nuovissimo Xiaomi Mi 8. Ma prima, sigla! Ovviamente prima di fare qualsiasi altra cosa, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci sulla nostra pagina di Facebook su Tech Princess, ma soprattutto la cosa più meglio che dovete fare... Seguirmi sul mio... Il mio, seguirmi sul mio canale di Instagram, altrimenti le botte come al solito. Prima di andare a stoccacciarlo tutto questo Xiaomi Mi 8, andiamo a vedere un po' più da vicino le sue caratteristiche tecniche. Eccolo qui Xiaomi Mi 8, che per chi non se lo ricordasse è il top di gamma del produttore cinese, ovvero Xiaomi, ed è stato lanciato verso la fine di maggio 2018, quindi sono passati non so fare i calcoli, è difficilissimo da fare. Ma fa niente, tanto da noi è arrivato l'8.8. Da noi è arrivato l'8.8 Xiaomi Mi 8. Passiamo subito a vedere un attimino com'è fatto esteticamente questo Xiaomi Mi 8. Innanzitutto ha le superfici in vetro e la cornice in metallo, però è tutto completamente seamless, come si dice in inglese, ovvero non ha nessun tipo, come dire Erika, di ostacolo, seamless... Come non ci stanno le scale, come salgono al piano di sopra? Il design non è nulla di nuovo, Erika, assomiglia tantissimo a quel telefono... Con la mela che se la sono smagnata e poi è morta. Quella Biancaneve, ecco. Comparto fotografico con doppia fotocamera, un po' sporgente, strano, assomiglia tantissimo a sempre quello della mela, però vabbè, niente, peccano un pochino di fantasia questi Xiaomi, ma gli vogliamo bene lo stesso. Sulla parte posteriore abbiamo il lettore delle impronte di forma circolare, poi invece sul lato abbiamo tasto bilanciere del volume con il tasto di accensione e spegnimento. Sulla parte sinistra non abbiamo nulla se non il carrellino con doppia SIM, ma senza slot per la micro SD, quindi non è espandibile. Invece sulla parte in basso troviamo doppio speaker, quindi stereo, ingresso per la ricarica tipo C e manga jack. Noi questa cosa che jack non c'è non ci piace per niente, non gliela perdoneremo mai. Il display di questo Xiaomi Mi 8 ha una diagonale di 6.21 pollici con risoluzione Full HD+, mi si era incastrato qualcosa nel gargarozzo. Risoluzione Full HD+, Super AMOLED, l'ho già detto, molto luminoso, anzi ogni tanto i colori sembrano un po' così super pompatissimi, non potete vederlo qui perché adesso la luminosità è alzata al massimo, ma per far sì che si veda in fotocamera devo tenerlo a metà, però fidatevi che è molto molto luminoso e anche sotto la luce del sole si vede molto bene. Se invece siete dei nerd del display, potete andare all'interno delle impostazioni e decidere nel menu contrasto e colori come volete, diciamo, bilanciarlo secondo il vostro gusto personale, quindi caldo, freddo, se coprirvi, se mettervi il costume da bagno, sistemare il contrasto, e io lascio tutto in predefinito perché mi piace di più. Immancabile anche per il produttore chinois l'inserimento del amatissimo e odiatissimo notch. Ormai ci sono in tutte le forme, tondi, grossi, piccoli, spessi, lunghi, larghi, colorati. Del notch sto parlando. Scusa, perché cosa ti eri pensata? Vabbè, lascia fare, va. Il notch sulla parte centrale ospita la capsula auricolare, sulla sinistra abbiamo la fotocamera da ben 20 megapixel, e questa è una caratteristica molto molto cinese. Abbiamo inoltre anche il sensore infrarosso che vi permette di sbloccare la sbloccazione con il volto anche di notte. Notch che però in questo caso non è proprio ottimizzato nel migliore dei modi, vi spiego subito per quale motivo. Abbiamo la parte destra con la batteria e quanto prende la nostra rete, sulla parte sinistra quando siete nella home non vedete niente, ma apriamo un'applicazione a caso, in questo caso Chrome, comparirà l'orologio nella parte centrale in modo che occupi tutto il diavolo di notch. Insomma, delle notifiche neanche l'ombra. Per vedere le notifiche dovete scorrere in basso e trovarle all'interno del menu a
nuova tendina. Altra cosa che non mi ha fatto impazzire è l'Always On Display, che si consuma della batteria, ma dovrebbe avere una sua utilità. In questo caso l'unica utilità è l'orologio e la data, e in realtà altro non potete vedere. Per esempio, le notifiche, che sono sempre un qualcosa che uno deve andare lì, aprire, cercarle, fammi vedere chi mi ha scritto, niente, non neanche l'ombra. Quindi da questo punto di vista l'ottimizzazione software per quanto riguarda questa parte, secondo me, si poteva fare un pochino meglio. Parliamo ora di prestazioni di questo Xiaomi Mi 8. Ci troviamo di fronte a un processore Snapdragon 845 affiancato da 6 GB di RAM, quindi questo fa sì che già di suo... aspetta... quasi sempre. Soggetto, verbo, complimenti. Complimenti. Grazie. Parliamo però ora di prestazioni di questo Xiaomi Mi 8, che, come potete immaginare, avendo al suo interno uno Snapdragon 845 affiancato da 6 GB di RAM, non possono che essere davvero eccellenti, come solo un vero topo di gamma può fare. Apriamo subito delle applicazioni. Abbiamo qui un Instagram che di solito non è proprio così rapidissimo, vedete come stiamo scorrendo con grande facilità, idem sul facciabuco, guardate, brum 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 brum, questo è il brum, per far vedere Erika che è la velocità. Apriamo anche questo sito bellissimo che si chiama Tech Princess, vedete come se clicco, perché se non clicco, vedete, assolutamente fluido. Sono rimasta un po' delusina invece per la resa dello speaker, perché mi aspettavo un volume un po' più alto, un po' più pieno, in realtà è proprio basso, e in realtà... la qualità non è male, ma il volume mi sembra un po' così così, insomma anche questo è migliorabile. Altra cosa di cui si bulla tantissimo Xiaomi, infatti sul sito hanno inserito questo video del tipo cinese che va in giro con la macchina tutta pittata, che non si vede niente, e lui con il GPS dello Xiaomi Mi 8 arriva a destinazione. Sì, ha diciamo il GPS con doppia frequenza, dovrebbe essere molto più potente di un GPS tradizionale. Fatto sta che in città di solito non si hanno tantissimi problemi, magari camminando un po' meglio, diciamo le performance migliorano, però non è una roba che voi a occhio nudo riuscite ad accorgervi. Spendiamo due parole anche per la batteria di questo smartphone, che è di 3400 mAh. Ori. Milliampere ore. Si arriva tranquillamente a fine giornata con un uso intenso, ovvero quello che di solito facciamo noi. Insomma, arrivi più o meno così, molto sofferente sui gomiti. Però devo dire che ci si arriva, insomma, per voi che lo usate come le persone normali, tranquillamente fine giornata ci arrivate. L'interfaccia è una MIUI a 9.5, siamo in attesa dell'arrivo della versione 10, però che dire, è la solita interfaccia di Xiaomi. Può piacere come non può piacere, secondo me si può fare decisamente di meglio, soprattutto dal punto di vista grafico. Per quanto riguarda invece la versione di Android, è un 8.1, siamo in attesa dell'arrivo su questo dispositivo della versione 9, ovvero Android torta di mele, ma mancherà un sacco di tempo, quindi con grande calma e grande piacere. Passiamo subito a parlare invece del comparto fotografico di questo Xiaomi Mi 8, che ha una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel più 12 megapixel. Uno dei due sensori ha un'apertura da 1.8 f/1.8 e l'altro a f/2.4, con un telezoom 2x ottico. Guardiamo subito l'interfaccia di questo Xiaomi Mi 8 per quanto riguarda la fotocamera, che non varia di tantissimo rispetto a tutti gli altri smartphone della famiglia Xiaomi. L'unica aggiunta in questo caso è l'intelligenza artificiale, che all'interno del menu foto deve essere attivato manualmente. Ma andiamo a vedere. Abbiamo innanzitutto video breve, video, foto, ritratto, quadrato, panorama e manuale. Potete aprire il menu fotocamera panino qua sulla destra, abbiamo delle altre opzioni, tra cui abbiamo il beauty, quello per farvi venire bellissime, ma poi ve lo faccio vedere. Poi abbiamo il tilt shift, che serve per eseguire una sfocatura o centrale in questo caso, tilt shift a cerchio, tilt shift parallelo oppure tilt shift eliminato. Altra cosa abbastanza interessante è anche la funzione di raddrizza, che raddrizza in automatico
pratico la fotografia. Non so quanto possa essere utile questa cosa, ma in ogni caso è stata inserita. Guardiamo ora qualche foto che ho scattato con questo smartphone, che devo dire mi ha soddisfatta parecchio. Innanzitutto vi faccio vedere delle foto con zoom e senza zoom di un paesaggio. Non c'era tanto sole, ma il dettaglio è davvero ottimo, anche la resa dei colori è decisamente naturale. Per quel che costa, perché ci dovremmo aggirare indicativamente sui 500 euro, è davvero un ottimo smartphone. Guardate anche il dettaglio del volante, la grana, come si vede. Questa invece è la foto normale, qui abbiamo la foto invece zoomata. E abbiamo anche un esemplare di Jacopo, con cui siamo usciti qualche giorno fa, Erika, cioè noi abbiamo bevuto, lui, Jacopo, non beve e ci ha portato lui a casa. Ciao Jacopo, ti vogliamo bene. L'espressione non è della massima intelligenza, mi dispiace, però devo dire che fa davvero un buon lavoro, e devo dire che qui in questo momento non c'era tantissima luce, quindi ha performato non malissimo. Peccato poi quando avete una situazione molto più buia, come in questo caso, diciamo inizia a soffrire un pochino. Adesso, solo se siete maggiorenni e forti di stomaco, volevo farvi vedere il funzionamento della fotocamera frontale, perché abbiamo questa cosa per cui c'è un rimodellamento 3D del vostro viso, che volevo subito farvi vedere. Vi faccio vedere il risultato finale, non quello in divenire. Cliccate qui su questa cosa, rimodellamento, e abbiamo volto snello, occhi grandi, naso, si stringe il naso, poi abbiamo il risorio, quindi fateci sapere che cosa diavolo voglia dire risorio, perché non riusciamo a comprenderne l'utilità. Labbra ve le fa un po' più così, un po' più rosa, e il mento ve lo fa a punta, insomma diventate dei mostri. Struccata, con l'effetto super bellezza, sembro andata in vacanza, sono pronta per fare le pulizie di casa, ecco, potrei essere pronta per quello. Questa è la foto normale, siete pronti? Questa è la versione con tutto al massimo, quindi il risorio al massimo, labbra al massimo, tutto al massimo. Guardate la gonfiazione delle labbra, il selfie è comunque ottimo. Adesso, se ridendo e sterminando, stavo dicendo così un po' di fandoni, ma in realtà le fotocamere cinesi hanno questa cosa per cui, anzi, in Cina le fotocamere frontali sono molto più importanti di quelle posteriori. Per quel motivo abbiamo 20 frontali e 12 sulla parte, all'orologio, spero non si sia fatto male, posteriore. Concludiamo questa bellissima recensione, perché ho deciso io che è bellissima, parlando di pro e contro di questo Xiaomi Mi 8. Innanzitutto mi sentirei di inserire la qualità costruttiva, perché è davvero ottima, è robusta, ha un buon grip, non scivola. E poi dentro, mi sono dimenticata di dirvelo, c'è anche la custodietta all'interno della confezione, e poi anche le prestazioni, che sono davvero top di gamma. Altri due pro per questo Xiaomi Mi 8 sono decisamente la fotocamera, che ha prestazioni davvero al top, nonostante di notte sia un po' così zoppicante. Brava. Ma ovviamente anche la batteria, che offre davvero un'autonomia degna di nota. I contro per questo Xiaomi Mi 8 sono ben tre, troppi numeri da ricordare per me. Il notch, purtroppo, amende, non è gestito proprio al massimo, quindi questa MIUI 9.5 potrebbe fare un lavoro migliore di ottimizzazione del notch, però speriamo che con la nuova versione del software qualcosa migliori. Manca il povero Jack, che l'avete buttato nell'oceano Atlantico da quella povera porta, e voi niente, non ve lo volete mettere. Comunque, in ogni caso, dentro la confezione c'è anche l'adattatore per le cuffie. Terzo tra i contro, che sul 64 giga di memoria, purtroppo la memoria non è espandibile con microSD, quindi non è ibrida, ma è semplicemente con doppio slot per la SIM. Se invece volete avere più memoria, dovete decidere di uscire degli altri soldi e acquistare la versione 8 256 giga. Passiamo ora al prezzo. Prima di concludere, abbiamo la versione da 64 GB, che costa ben 529,90. Per la versione da 128 invece dovete aggiungere soli 50 euro in più, che secondo me è anche così affrontabile. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Qualsiasi tipo di domanda abbiate su questo Xiaomi Mi 8, Erika è pronta per rispondere alle vostre domande. Lasciate tanti like, tanti commenti, tanti baci, tanti abbracci, tanto cibo da mandare, e ci vediamo nel prossimo video.
ciao.